Sono il principe. Chi? Il principe, e sono venuto ad ucciderli. Io sono il principe e sto facendo delle prove. Vai, parla un po'. Ferma. Vai, parla. Cosa deve dire? Qualcosa, fai la strega. Ciao, io sono la strega. Più cattiva. Sto cercando, ma non è facile. Tu non capisci che qua fa malissimo. Una cosa, mi sono accorto. Anche se non mi muovo, parlando, guarda, io mi muovo, però... Si muove. Stacco. Paura che però... Ti cade. Oh, principessa, forse si muove un po' meno. Comunque si muove un po'. Però è ovvio, no, che se parli anche tu ti muovi un po'. Clopete, arrivo alla strega. Qui comincia il suo ebetismo, no? Sì, cioè, Volevo provare la tua voce per il narratore. Perché mi piaceva l'idea che il narratore fosse... Sì, è il principe. Ma si capirà. E vuoi che la voce sia identica o che si capisca, no, che la voce più bassa, più solenne? Come l'ha fatto, esatto. Aspetta che vedo, ecco, perché alla fine che... poi il narratore sparisce. Sì. E diventi tu il narratore qua, no? Con questa ultima frase. Del 1928, corsa. Hai sparato? No, uno ti trasforma in quizia. Chi è Aripo? Allora, 1080 c'è, fotogrammi? 25. No, Davide, fai del tempo. È rimasto quello della fai tu, dai. E com'era? Narrow, wide? Ma calzino tuo, è pulito, non è importante. Quello meno grandangolo. Anche, dimmi se devo inclinarlo nella... Sì, sì, lo tiro così, mi inclino io. Ok. Così è più stabile. Molto più stabile. Buono. Allora, guarda dritto, guarda qui. Mi sembra comunque dall'alto. Ok. Non è che fai un casino di robe? Così controllo se i punti ci sono. Quello si nasconde. Quello si nasconde tra i baffi, forse. Devo fare la scelta. Hai un'autostima di te stupenda, Leo. Ma sì, molto, sì. Non mostra. Compenso, vedo oggi che mi sono su pancia. Scusa, faccio male. Sì, mi fai la scelta. Adesso incazzata. Adesso incazzata. Fammi delle facce che tipo lui ha fatto una figura di merda, lui è un coglione, tipo, sto coglione. Oh, Dio, le leggende sono tutte inventate. Devo pensare di esagerare, aspetta. Mi scampa da ridere. C'è una creatura malvagia. Principe, c'è una creatura malvagia. C'è una creatura malvagia che vuole uccidermi. Eh? Perché loro non avete fatto come vi ho detto? Perché è proprio come nella leggenda. Tipo anche a volte. Sì, no. Un po' così, la lingua un po' fuori. No, alla Verdone. Oh, principessa, sono venuto a salvarvi la vita. Ma chi siete? Sono il principe. Oh, finalmente siete arrivati. Sì. Principe, tu ti chiedi che cavolo c'è di sbagliato qua dentro? Fin dall'inizio. Poi c'è un flashback di chi siete voi? sto citando, non c'è più quando dice chi siete voi, quando è la strega, no? Quando entra. Come osate entrare? Cioè, no, una persona aveva scritto. Sì, ma mi piace più così di lei. La strega fa... cosa ci fate qua? Lui dice, io sono il principe, che non c'entra niente. Ah, ho capito, alla fine quando dice, sono io il principe, nel senso che è in dubbio perché non riesce a capire chi è la principessa o perché si è rotto di tutta questa storia? No, qual è... esatto, perché se lui non sa decidere cos'è il bene e cos'è il male, forse. Il problema è lui. Ok. Più in questo senso. Ok. Sì, è una questione esistenziale. Sì. Io devo tanto conoscere me stesso. Per conoscere il mondo che mi circonda. Mm-hmm. Però già facendo così acquisisce conoscenza di se stesso. Mm-hmm. Quindi c'è. E il finale è positivo, dal mio punto di vista. Sì, diventa uomo. Diventa l'uomo moderno. Mm-hmm. Sì, che non è proprio positivissimo, però almeno ha coscienza. La realtà. Alla fine va via tirando fuori l'iPhone. No? Allora.
bene, mai. Ditemi cosa devo fare e io lo farò. E tu qua cosa dovresti dire? Dovresti dire cosa deve fare, no? Però la strega, la principessa non dice mai, devi uccidere. No, ditemi glielo cosa fa intendere fare. In qualche sì. modo. Io cosa devo fare, io farò. Però vorrei essere vicini di Davide. Com'è? Sentire questi discorsi. Uccidere. La strega, il principe. Ucciderò la strega per voi. Non temete, come hai detto. Però il principe mi piace che dice io principe, io sì. principe. Io ucciderò la strega per voi. Ecco, sì, non ucciderò io, ma io ucciderò la strega per voi. Principe. Udì, forse. No, questo non è bello, no. Okay. È anche così, no. Sì, cosa dici? È bello questo. Senti, se la parolaccia la dicesse il narratore, invece... Cioè, è molto è imperativo, ma hai detto con decenza della principessa. Hai visto Ted? Quello stronzo principe. No, ma cosa hai visto Ted? Quello dell'orsetto all'inizio. L'orso diventa famoso, una celebrità, perché è un peluche che diventa... E così l'orso diventa famoso. Sembra una fiamma natalizia, no? Poi, sì. E come sempre succede, a un certo punto a nessuno frega più un cazzo di niente. Il narratore. E rimane, la prima volta lo sente in inglese. Nobody gives a fuck anymore. Ma cosa? No, Leva, secondo me fa ridere, funziona. E non posso averla senza non uccidere nessuno. E non posso averla. È anche assurdo, in effetti, non si direbbe così, non si direbbe averla a mano. Se no, sì. Ha quasi doppio senso. E non me la dareste senza uccidere? Sotto inteso la mano, perché tu l'ultima parola che dici avete la mia mano. E non me la dareste. È bello. Mi piace. Certo, sì. Mi piace. Pollino l'osso. Quindi se non ci trovi nessuno non me la darete. In effetti non possiamo a un certo punto iniziare con le parolacce, dobbiamo entrarci piano piano. Quindi sì, prima sì, il primo step è questo, non me la dareste se... No. Mi piace tantissimo. Probabilmente destinato. Un'altra difficoltà. Andiamo avanti. Le leggende sono inventate, non vedete che lei mi promette di sposarvi solo per usarvi? Voi invece? Io sono incinta. È questa? Questa è la canzone finale, adesso. Cosa manca secondo te? Manca il botto del passaggio, un'esplosione, quindi piatti. Quanto tempo sei stato a fare questa canzone? Parecchio, direi una ventina di ore in tutto. Non è niente, pensavo giorni, 20 giorni. Vabbè, io calcolo ore effettive dopo il caricamento del progetto. No, ma dico, cioè, da quando abbiamo avuto la prima, adesso... Ah, di giorni. Quanti giorni sono passati? Due mesi, tre mesi. Tre mesi per fare questa canzone finale. Sì, con tutte le prove... Perché è unita tra due, no? Poi l'idea, adesso abbiamo... appunto è venuta ieri l'idea di unire le due finali e quindi siamo riusciti a aggiustare i tempi, che erano diversi. Cambiare. Che tempi erano diversi? Allora, uno, la finale era 90 battiti al minuto, mentre quella prefinale era 81. Quindi abbiamo montato quella prefinale di modo che siano coincidenti. Neanche qualcosa di fanni per i titoli di coda. Siamo... però una stronzata per i titoli di coda, non so. Improvvisate una cosa come principe e principessa, giusto così? Mi va? Se volete, per me è divertente. Giusto 5 minuti anche. Okay. Facciamo una foto di gruppo, dai. Sì, sicuramente quello. Con i punti. Con i punti, voi tenete i punti e metti Provate a interpretare liberamente il copione.
materiali, perché vuoi fare? Non so, mi piace. La backstage, facciamo un'intervista. La backstage, sì. Lei fa, lei fa il principe e io come volevi fare? Sì, esatto, invertiamo i ruoli. Fai il principe. E io vuoi la principessa? Sì, leggendo anche. Io faccio il principe che è un po' babbo natale. Oh, 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 a te piace ridere, eh? Sì.